Ehi, Gabby? Ehi, mi piacciono i tuoi occhiali? Wow, guarda un po'. Aspetta, e questo? No! Che è successo? Wow, guarda che vestiti! Fantastico! Vuoi cambiare colore di capelli senza uscire di casa? Ho la soluzione per te. Spruzza della tinta su una spazzola, poi pettina i capelli. La tinta li colorerà semplicemente così. Wow! Puoi usare anche altri colori. È facilissimo! E il risultato è splendido! Visto, non c'è bisogno di spendere tanti soldi, fantastico! Questo mascara è stupendo! Ok, a chi tocca adesso? Ah, lo so! Oh, carino! Ma che vuoi? Fila via, su! Ma che maniere! Non è giusto! Oh, ha avuto un'idea! Finalmente posso finire di truccarmi! Manca solo il fondotinta! Devo fare pianissimo! Delitto perfetto! Niente male! Oh, proprio quello che mi serve! Ma che... Non così in fretta! Smettila di rubarmi i trucchi! Ma ne hai così tanti! No e no! Almeno ancora questo! Adesso mi farò un trucco carinissimo! Mi serve qualcosa per applicarlo, però! No, lo metto direttamente in faccia! Penso si faccia così! O no? Ok, dovrebbe bastare! Ma non posso spalmarlo con le mani! Ci deve essere qualcosa che posso usare! Questo palloncino, forse? Ma sì, può funzionare! Devo prima gonfiarlo! Un bel nodo qui! Adesso posso usarlo per applicare il trucco! Wow, funziona davvero! Ottimo risultato! Devo spalmarlo ancora un po'! Ma dov'è il fondotinta? Un attimo! Ehi, che stai facendo? Ridammelo subito! Perché tutte le cose belle devi averle tu? Vuoi il palloncino? Ehi, ti sei truccata bene però! Lo userò anch'io d'ora in poi! Guarda! Grazie, sorellina! Devo ritoccarmi un po' il trucco! Le mie sopracciglia non sono un granché! Per fortuna ho con me la matita! Oh no, devo andare a lezione! Non posso fare tardi di nuovo! Ciao, come stai? Oh mio Dio, devi vedere Gabby! Che problema ha? Ups, attenta! I libri! Va tutto bene, ti aiuto! Ecco fatto! Ah, vai via! Ok, strana forte! Ho qualcosa tra i denti per caso? Mi pare di no! Ehi, guardate qua! Wow! Che cos'hai lì sulla fronte, due bruchi? Ah, questa era cattiva! Scusate, ho sbagliato classe! Basta, il divertimento è finito! Ma dov'è Gabby? Eccoti qui, sbrigati! Scusami, non hai idea di che cosa è successo! Un look interessante! Devi vedere coi tuoi occhi! Ma no! Ho davvero le sopracciglia così! Ti aiuto io! Disegna un motivo a zigzag sulle sopracciglia. Poi disegna il contorno. Riempi con la matita, così le sopracciglia sembrano più folte. Adesso con un pettinino sistemiamo le sopracciglia, per farle apparire più in ordine. Ecco, ora sì che va meglio. Che ne pensi? Wow, finalmente nessuno riderà di me! Grazie! Non guardatemi! Qualcun altro ha bisogno del nostro aiuto? Ci penso io! Dai, non sarà così difficile! È solo un rossetto! Basta fare con calma... Ma possibile che tutte ci riescano tranne me? Non va per niente bene! Ci rinuncio! Labbra perfette come sempre!
Wow, lei è uno schianto. Devo chiederle qualche consiglio. Ciao, Gabby. Hai qualcosa in faccia? Usa questo. Grazie. Non è difficile mettere bene il rossetto. Guarda. Prendi il tuo rossetto preferito. Traccia una linea verticale al centro delle labbra. Poi unisci le labbra così. Stai scherzando, vero? Fidati. Ammettilo, sei senza parole. Wow, è incredibile! Augurami buona fortuna. Traccio una linea, poi unisco le labbra. Ed è fatta. Divertente. Wow, ha funzionato. Ottimo lavoro. Avreste dovuto vedere. La prof non sapeva che pesci prendere. Oh, ciao ragazzi. Sta parlando con noi? Ignoratela. Dicevo, pensano di essere speciali. Oh, ho avuto un'idea. Ci vediamo dopo la scuola, ciao. Che bello essere popolare. Oh, ehi. Vediamo cosa avranno da dire adesso. Gabby mi vorrà come amica. Eccola lì. Oh, ho dimenticato i piercing. Senza piercing non mi guarderà nemmeno. Devo mettermi un anellino al naso, mi sa. Ti sei persa? Voglio un piercing da paura. Non ci credo, lo sto facendo davvero. Fa con calma. Quale ti piace? Questo qui. Davvero? Sicura? Ok, se lo dici tu. Potrebbe farti male. Anzi, ti farà tanto male. Comincio a pentirmene. Non mi sento bene. Lo sapevo. Tutte le volte così. Fa niente, procediamo. Non se ne parla. Ti pareva. Già la quarta volta questa settimana che qualcuno scappa. Mi serve un nuovo lavoro. Che paura. Ho portato via il catalogo, accidenti. Un attimo. Posso usare questa graffetta. Un bel piercing fai da te. Basta tagliare la graffetta con queste pinze. Poi metto una parte qui nel naso. Piercing indolore. Jasmine, sei tu. Ciao. Ciao. Stai benissimo. Hai un piercing al naso? Ho pensato di cambiare look. Io ho due piercing nuovi. E voglio farne anche altri. Mi piacciono troppo. Oh, ehi! Ciao! Mi serviranno altre graffette. Ho i pennelli. E la matita. Ok, sono pronta. Siediti. Oh, bene! Non vedevo l'ora di farlo. Sono così felice di sentirlo. Cominciamo con un po' di cipria. Sarai bellissima. E adesso? Questo ombretto starà da favola su di te. Non muoverti, sta ferma. Ti sta davvero bene. Adesso ci vuole il mascara. Ok, occupiamoci delle labbra adesso. Adoro questo prodotto. Ehi, ma non esce. Non l'avrò mica finito, vero? Ah, davvero frustrante. Adoro questo show. E questo ramen è buonissimo. Quel tizio mi fa sbellicare. Ma la mia forchetta? Questo funzionerà. Mettiamo il tubetto tra i denti della forchetta e poi premiamo così. Il prodotto finalmente uscirà. Giusto la quantità che ci serve. Mettiamo tutto in un contenitore e questi non servono più. Così è tutto più facile. Non dovremo più spremere i tubetti e... con un pennello posso applicare tutto facilmente. Avrei dovuto pensarci prima. Sono contentissima. Abbiamo finito, wow! Che ne pensi? Sono favolosa! Tutto grazie a te e al tuo talento. Mi faccio un altro tatuaggio. Oh, c'è Brian! Nah, non ho paura degli aghi.
Devo andarci a parlare. Come sta? Eccolo qua. Possiamo aiutarti? Ciao, Brian. Ehi, come va? Bel peluche, ne ho uno simile. Cioè, Ehi, è mio! Che patetica! Ridammelo! C'eri quasi! Basta! Ehi, non arrabbiarti! Sì, probabilmente hai ragione! Scusa, Lizzy! Vedi, non è carino? Questa è la mia lana, unicorno! Oh, non è giusto! Chi è? Oh, sei tu, tesoro! Stai bene? Non voglio parlarne! Oh, non piangere, tesoro! C'è la nonna qui! È tutto ok? Devo risolverla io! Perché Brian sta con lei? Insieme staremmo bene? Certo, avrei dovuto capire che è per un ragazzo! So come risolvere! Vieni! Siediti! Che succede? Nonna, sai cosa stai facendo? Non è la prima volta che devo attirare l'attenzione di un ragazzo. Come credi che abbia fatto con tuo nonno? E ora non ti muovere. Wow, metti giù le forbici. Ok, ho un piano B. Sono tornata. Cos'è? Un barbecue. What? Ci facciamo degli hamburger? No, ma mi serve il carbone. È ora di cambiare look. A questo ragazzo piacciono le ragazze con i capelli scuri, quindi saluta i tuoi boccoli biondi. Dici sul serio? Certo, aggiungiamo del succo di limone. Giusto una spremutina. Dovrebbe bastare e ora lo schiaccio per bene. Non ne sono sicura, ok. Oh, per niente male. Perfetto, ci siamo. Preparati. Lo sto facendo per Brian. Non posso dimenticare i guanti. Perché ci sporcheremo. Me ne servirà un bel po'. E poi lo applico direttamente sui capelli. Wow, che colore! Scuro e definito. Inizio a pentirmene. Dai, che abbiamo quasi finito. Stai benissimo. Davvero, non lo dici tanto per... Wow, bellissimi! Non avrei dovuto dubitare di te. Mi stanno proprio bene. Eh sì, fatti vedere. Sì, ancora c'è del lavoro da fare. Facciamo delle trecce, saranno carinissime. Sono facili da fare. E non dimentichiamo l'altra. Sono soddisfatta. Le adoro, grazie nonna. Sei la migliore. Abbracciami tesoro. Questi occhiali dovremmo toglierli. Ottima idea, mi sento carinissima. Devo farmi le unghie. Non posso permettermi una manicure, quindi me le faccio da sola. Ho tantissimi colori qui. Quale posso mettere? Ho un sacco di scelta. Troppo acceso. Questo? No, non va bene questo look. Questo! Sarà bellissimo! Oh, è vuoto! Non c'è più! Lo sapevo! Aspetta, posso usare questa penna nera? La apro. Mi serve l'inchiostro. E una ciotola. Speriamo funzioni. Devo soffiarci dentro. Così esce l'inchiostro. Ecco qua. Oddio, mi gira la testa. E ora prendo un pennello. Posso usarlo come smalto, è perfetto. Si stende benissimo. E ora devo solo aspettare. Una volta asciutte avrò le unghie nere. Wow, guarda! Devo farle vedere alla nonna. Prendi questo! Ehi, nonna, guarda le mie unghie! Molto belle, tesoro! Le ho fatte io! Sembra che le ho fatte dall'estetista! È vero, tesoro! No! Nonna, che hai combinato? Stai attenta! Scusami, ora ti do una pulitina. Mi faccio prendere la mano quando sono in cucina. Sono pulita. Credo di sì. Che stai guardando? La tua pelle è come di porcellana. Dammi la mano. Wow, il viso è più chiaro. È merito della farina.
Wow, è come se fossi truccata. La nonna fa il fatto suo. Devo andarmi a preparare. Quanto è bello fare la maglia. Ciao nonna, devo finire di truccarmi. Questo non va bene. Che potrei fare? Oh, ma certo! Mi serve dell'eyeliner, questo sì che farà la differenza. Voglio che Brian si perda nei miei occhi. Ok, mano ferma. Wow, è stato facile! E ora l'altro occhio. Disegno una linea, così. Ecco qua, nessun problema. Aspetta, non va bene. Ho fatto un lato più spesso dell'altro. Posso sistemarlo, lo ripasso. Oddio, anche peggio. Provo a sistemare. Oddio, di nuovo. Stavolta ci riesco. Ah, stupido eyeliner. Verrà una sciarpa gigante. Per tenere al caldo la mia principessina. Sì, sincera, sto male. Oh, un vampiro! Il mio cuore! Oh no, sei lontana dalla luce, nonna! Ecco le tue pillole! Che spavento che mi sono presa! Il viso pallido e gli occhi scuri! Pensavo di stare per morire! Non ti muovere! Nonna! Non ci siamo! Aspetta un attimo, forse posso usare questo! Per un'applicazione impeccabile! Taglio uno degli angoli! Dov'è finito? Ecco qua, è perfetto! E ora mi serve la mia gomma! La attacco dietro al pezzetto di alluminio, cos'altro ci serve? Oh sì, posso attaccare questa molletta alla gomma! E ora sistemiamo questo trucco! Dammi l'eyeliner! Ecco qua! Lo uso per colorare l'alluminio! Lo copro del tutto! Perfetto! Ora ferma! Lo premo sulla tua pupilla e ti stamperà la forma di eyeliner perfetta. Funziona sempre. Wow, sei geniale, nonna! Wow, pazzesco! Nonna, continui a sorprendermi. Come farei senza di te? Già! Faccio i biscotti per Brian. Speriamo gli piacciono. Ho seguito la ricetta della nonna, è deliziosa. Aspetto finché non sono dorati. Ah, non posso aspettare, amo questo outfit. Oh, hey Brian. Vai via, Molly. È ora di sfoderare il mio fascino. Oddio, sta flirtando con me. Sai, non siamo mai usciti insieme, bisogna recuperare. Ti ho mai detto che sei proprio bella? Praticamente sei in fiamme. Fiamme? Fumo? Ma che succede? I biscotti! No! Si sono rovinati! Che disastro! Brian non potrà mangiarli! Nessuno potrebbe! Aspetta un attimo! Mi è venuta un'idea! Potrei farmi un vestito nuovo! Metto questo vestito in forno, poi alzo la temperatura e avrò un bel vestito nero! Non ci credo, ho un bel buco nel giacchetto. Oddio, cos'è questo fumo? No, al fuoco, al fuoco! Non ti preoccupare, Lizzie, arrivo! Arrivano i soccorsi? Ma che stai facendo? Ehi, guarda il mio nuovo vestito! Carino, eh? È perfetto col mio nuovo stile! Aspetta, ho lavorato su questa posa! Molto bella! Ma che... Oh, mamma! Cos'è? Ehi, tu! Ricorda, fai la svanita! Mi piacciono i tuoi nuovi capelli! Davvero, che dolce! Che succede? Brian! Ehi! Oh, è Molly! Ignorala, se ne andrà! Cos'è appena successo? Non è giusto! Mia madre mi ha sempre detto che posso ottenere quello che voglio. Wow! Come butta? Oddio, quanto è bello! Sono qui! Spostati! Davvero? Quel ragazzo! Ho visto dei tutorial per flirtare! Wow, qualcuno ha aperto una finestra! No, scemo, sono io! Smettila di sbattere le ciglia! Dico sul serio! Lizzie, forse dovresti fermarti! È come un uragano! Credo stia funzionando! Come hai fatto? Tu stai fuori! Io me ne vado! Ma dove sta andando?
È tutto ok. Ma... Lascia stare, Shh, non ti merita. Non preoccuparti, ci sono io con te. Non ci posso credere, che imbarazzo! Invece è stato divertente, come se avessi dei superpoteri. Sei la ragazza del vento. Hai qualcosa tra i denti. Oh, penso sia il pranzo. Meglio? Ci hai provato, ma no. So cosa fare. Dobbiamo solo fare un po' di shopping online. Wow, ci è voluto poco. Interessante. Non ci posso credere. Mi hai preso una ciambella. Proviamola. Ecco qui. Oh, mi fa quasi il solletico. Devo dire che mi piace. Come sono ora i denti? Wow, ora hai un sorriso smagliante. Oh, ecco Jeff. Cerca di non spazzarmi via. Oh, questa era cattivella. Lascialo stare. Cosa sto sbagliando? Lizzie, aspetta. Senti, sei perfetta così come sei. Non è vero, guardami. Sono piena di brufoli. Ho un aspetto orribile. Non avrò mai un ragazzo. Quanto mi dispiace vederla così. Oh, che stress! Ok, ora me li spremo tutti. Non posso lasciartelo fare. Liam? Scusami, ho un'idea. E ora? Se hai voglia di spremere, prendi questo. Puoi spremerli qui, i brufoli. Oh, sembra divertente. Proverò a spremere questi. Beh, che schifo. Però è troppo bello. Questo era grosso. Non riesco a fermarmi. E ho una cosa per te. Ora ti tolgo gli occhiali. E ora prendo un cerottino per i brufoli. Aiuta a coprire il brufolo. E lo fa guarire prima. E sono anche trasparenti. Quindi puoi nasconderli con il trucco. E ora aspettiamo. Dovrebbe bastare. Ehi, sono spariti! Come una magia. E questi non ci servono più. Guarda! Wow! Ma sono io! La mia pelle è splendente! Grazie, Liam! Devo truccarmi? Lizzie, non l'hai visto, vero? Spero di no. Devo truccarmi. Voglio essere bella. Comunque essere sempre bella è un lavoro tosto, eh? Anche se potrei bere un altro goccio. Sei pronta? Giudica tu. Cosa? Ma cosa hai fatto? Smetti di urlare! Che paura! È così male, a me piace! Questo perseguiterà i miei sogni per molto tempo. Aspetta, credo che possiamo usare questa. Stai scherzando, una forchetta sporca? Usala per truccarti. Ok, mi fa strano. Passo il fondotinta tra i rebbi, così avrò una linea fina. Poi farò una sfumatura più leggera di fondotinta, ancora non si vede bene. E ora devo mescolare. Inizio dai lati del naso. Sembra così naturale. E per l'ombretto posso usare un cucchiaio. Lo tengo delicatamente sopra l'occhio e passo il pennello. Applicherò una piccola pressione per creare una linea più scura. Wow, che differenza! Non me l'aspettavo! Come sto? Wow, sei bellissima! Era questa la reazione che volevo. Mi piace. Liam, stai bene? Eh? Mi stai tipo fissando. Oh, giusto. Prendo queste. Dai, non credo abbia capito. Hai detto qualcosa? Devo farmi un selfie. Nah, non mi piace. Provo un'altra posa. Vediamo un po'. Ho sempre avuto le labbra così fine. Le vorrei più carnose. Vabbè, posso averle. Con qualche modifichetta. Così dovrebbe andare. Vediamo un po'. Oddio. Con questa non prenderò molti like. Devo pensare a qualcos'altro. Ma cosa? Ah sì, potrei usare l'aspirapolvere. Cosa può andare storto? È il piano perfetto, vorrei averci pensato prima. Metto il tubo sulle labbra e lo accendo. Wow, come tira! Ah, sono bloccata! Aiuto, qualcuno mi aiuti! Devo toglierlo! Che ridere! Liam, fa qualcosa! Sono libera! Le mie povere labbra, che male! Meglio di qualsiasi spettacolo comico. Ok, forse posso aiutarti, alzati. Ma che stavi pensando? Lascia stare l'aspirapolvere, prova questo.
E con questo ho la scusa per smuovere i capelli. Dovrei fare la pubblicità degli shampoo. Sì, muovi quei capelli. Cosa stavo pensando? La mia fascia per capelli è la risposta ai tuoi problemi con le labbra, ferma. Wow, Liam! Che succede? Hai finito? Questo è... diverso? Sei sicuro che funzionerà? Direi che basta. Guardando bene, ora ho bisogno di un lucidalabbra. Wow, le ho sempre sognate così! Anche io ho sempre sognato questo. Dimentica quello che ho detto. Riproviamo il selfie. L'ho provato una volta, le mie labbra sono diventate blu. E poi ho detto no, prof, si sbaglia, e lei era arrabbiatissima. Wow! Alla fine della fiera, 5 giorni di punizione. Che pizza! Hai sentito? Wow! Ballo studentesco, oddio, non vedo l'ora! Che mi metto? Ho un sacco di opzioni. Sì, quello starebbe bene a tua nonna. Davvero? A me piace! Nah. Amo questo maglione. Non dire nulla. Sto finendo i vestiti. Lizzy, aspetta. Non troverò mai qualcosa da indossare. Che disastro! Aspetta. Ferma, possiamo usare questi pantaloni. Ma come? Guarda. Stiamo cercando di trovare un outfit. Aspetta e vedrai. Non credo sia il tuo colore. Wow! Ora sì che è divertente! Proprio quello che volevo. Ho quasi finito. Mi tiro i pantaloni fino a su. E poi? Metto il braccio dentro alla gamba. Un vestito nuovo. Non ci credo! Sei un guru della moda! Devo solo depilarmi e con questo outfit spaccherò. Liam! Scusa, mi sono distratto. Allora posso provarlo? Sul serio, togliti il vestito! Allora, ho messo entrambe le gambe qui. E il braccio in questa gamba. Così. Wow, bellissimo! C'è qualcosa che non va, però. Oh, sì! Devo tirar fuori il braccio e avvolgere la gamba dei pantaloni attorno alla vita. Ecco, così! Wow! Chi l'avrebbe mai detto? Che bello! Wow! Bellissimo, Lizzy! Ti sta davvero bene! Lo so! Penso tu sia quasi pronta per il ballo, anche se... ti servono le scarpe. A piedi nudi meglio di no. Eh sì, hai ragione. Pensiamoci. Quelli sono glitter. Vedrai che viene fuori. Mi piacciono le tue idee? Metterò del nastro adesivo intorno alle gambe. Questo creerà un bordo. Poi cospargo tutto con i di glitter. Non voglio lasciare spazi vuoti. E ora distribuisco per bene con un pennello. Mi fermo al nastro adesivo. Una volta fatto, tolgo il nastro. Molto meglio di vecchi calzini noiosi. Ho un sacco di stile. Non avrei potuto farlo senza di te. Aspetta, manca solo una cosa. Dovresti scioglierti i capelli. Se lo dici tu. Meglio? Wow. Che ti metterai tu? Io? Sì, mica ti puoi mettere una t-shirt. Oddio! Sto bene. Non ne sono sicuro. Ho preso la prima cosa che mi è capitata. Bellissimo. Che dici, andiamo? Con te andrei ovunque. Sarà una bellissima serata. Lo spero. Non vedo l'ora di vederti ballare. Cosa? Guarda che ballo benissimo. Torno subito. Lizzy? Wow, sei bellissima. Ah sì, lui... mi piace questa nuova te. Che ne dici di uscire? O di ballare, chissà. Decidi tu. Non vai da nessuna parte senza di me. Davvero? Intendi... sono qui con Liam. Balliamo e usciamo insieme. Wow. Sì, certo. Sono qui con Lizzy. Scusa, bro. Ciao, Jeff. Che imbarazzo. Spero sia il posto giusto. Buonasera. Mamma mia, che giornata! Scusami! Oh, dammi un minuto! Tu non hai visto niente, ok? Benvenuto allo spettacolo di magia! Siediti pure! Sposto queste patatine! Farò avverare ogni tuo sogno! Aspetta, tolgo pure le briciole! Sono così tesa! Sì, lo vedo! Vediamo su cosa posso lavorare! Non ti muovere! Wow, quanti brufoli! Devo consultare il manuale.
Non ho mai visto uno stadio 5 prima d'ora. Cioè, pensavo fosse una leggenda. Hai un manuale? Quindi è grave lo stadio 5? Ah, proprio quello che stavo cercando. Vieni. Siediti, è il momento di mettersi al lavoro. È un calderone. Ehi, spazio personale. Perché i mortali sono così impiccioni? E ora ci mettiamo al lavoro. Aggiungo un po' di erbette. Il prossimo ingrediente ha una carota. Fanno bene alla vista, aiutano a vedere al buio. Uno scarafaggetto, ce l'avevo da qualche parte. Non chiedere da dove venga. Che schifo. Funziona. Dov'è il mio mestolo? Oh, il mio serpentello. Tieni un attimo. È un serpente vero? Beh. E ora diamo una bella girata. Sembra stia venendo bene. Proprio come lo faceva mia nonna. Un po' di condimento. Giù! È tutto ok. Inizio a pentirmene. Credo sia pronto. Vi piacerà tantissimo. Ne dubito. Ecco qua. No, grazie, ho già bevuto una soda. Siediti e bevi la pozione, fidati. Se lo dici tu. Ecco qua. Buona, eh? Brava, finiscila tutta. Mi sento diversa. Beh, è quello che dovrebbe succedere. Dammi solo un secondo. Wow, non è per te questo. Mi serve un consiglio. Speriamo risponda. Ehi, tesoro. Allora, ho uno stadio 5 qui. Uno stadio 5, davvero? Ho seguito la ricetta, ma potrei aver fatto un disastro. Dai un'occhiata, ma tieniti forte. Oh, ciao! Oddio! Zia, ciao! Le manderò questo incantesimo da qui. Oh, ecco qua. Cos'è? Proprio ciò di cui abbiamo bisogno. È una spazzola per la pulizia del viso. La tua pelle brillerà dopo questo. Prova! È sicuro! Oddio, fa il solletico! Rimuove le impurità della pelle. Anche la pelle morta. Mi piace! Passiamolo in ogni punto. Quasi finito. Wow, la mia pelle è fantastica! Wow, grazie mille! Selfie! Nessuno mi chiede mai di fare selfie. Di solito vengo malissimo. Com'è possibile? Sono confusa. Sono io? Ma hai dei baffi assurdi! Fammi vedere. Dimmi la verità, sono così tanti? Preferisco non rispondere. Ok, con una magia sistemiamo tutto. Ok, questa mi è nuova. Non ti preoccupare, forse le batterie sono scariche. Riproviamo. Questa cosa non è mai successa finora. Ti ho rotto la bacchetta magica. Sì. Ma non ti preoccupare, me ne serviva una nuova. Ma nel frattempo possiamo usare questo. Sistemeremo tutto. Ta-da! Non ci vedo. E nessuno vede te. Problema risolto. Lascialo così. Devo controllare una cosa. Cosa farei senza internet? Non ci metterò tanto. Oh, sembra interessante. Lo compro. Ah, ecco qua. Ottimo servizio. E questo è per te. Troppo bello. Wow, pazzesco. È come vivere nel futuro. Così ci sbarazzeremo di quei baffi. Guarda. Non vedo nulla. Oh sì, scusa. Guarda qua. Oh sì. Cos'è? Lo scoprirai presto. Oh, sto indietro. No, 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 no. Guarda. Si stanno togliendo tutti. È un miracolo. Il tuo labbro superiore è tutto liscio. Sono spariti. Wow, non ci credo. Mi sento così bene. Ups, aspetta che ti tolgo quei peletti e sistemiamo i capelli. Grazie, sei molto gentile. Oddio, quando è stata l'ultima volta che ti sei lavato i denti? Devi vedere questo. È tutto ok, possiamo rimediare. Ci serve un pizzico di magia. Gomma da masticare. Inizia a masticare. Wow, va bene. Speriamo funzioni. Almeno sarà buona. Non male. Che fai? Te ne serve di più. Ok. Meglio? È difficile parlare con tutta questa gomma in bocca. Mi fa male la mandibola. Stai andando benissimo. Ok, sputa.
Che schifo, ricordami di bruciarla dopo. Ok, sparami un sorriso. Mi prendi in giro. Ero convinta avrebbe funzionato, questo è difficile. Oh, aspetta. Devo lavarmi i denti. Per fortuna il mio sbiancante risolverà. Eh? Ma dov'è finito? Ah, lo sapevo che questa casa era infestata. Ah, avevo bisogno di questo. Sembra interessante. Manca qualcosa, tieni un attimo. No, non questa. Che succede? Da dove viene questa roba? Riproviamo, dai. Non mi piace per niente. Oh! È questa la magia? Dammi qua. Ok, stavolta, bacchetta, comportati bene. Per favore. Ah, mamma, aiuto! Finalmente! E brava bacchetta. Puliamo questi denti. Dammi qua. Metto il dentifricio nello stampo di gomma. Dovrebbe bastare. Apri bene. Forza, mettitelo in bocca. Sei sicura? Dai, proviamo. E ora aspettiamo. Sembra divertente. Ok, dovrebbe funzionare. Diamo un'occhiata. Pronta? Forza! Che ne pensi? Sono bianchi? Mi servono gli occhiali se ridi. Ho un'altra cosina per te. Con questo avrai labbra super sexy. Wow, mi piace! Mi sento una star di Hollywood. Mettiti in posa. Beh, ha funzionato. Wow, dopo lo provo anche io. Guarda un po'. Oddio, sono davvero io? Non so come ringraziarti. Mi piace farlo. Che differenza! Tra l'altro devo fare anche qualcosa ai capelli. Ma cosa? Per favore, questa è la mia specialità. Mi ci sono diplomata alla scuola delle fate. Questa è l'altra bacchetta magica. Devo pensarci. Potremmo tagliarli tutti. Saresti bene pelata. Ti faccio un'acconciatura. Meglio rispetto a rasarti. Un bel nodo. Oh, è tutto sotto controllo. È tantissimo che non faccio un'acconciatura. Posso vedere? Aspetta, ancora no. Sei, che posso fare? Ah, sì! Mi serve Kissy Missy. Eccoti qua. Capito? Wow, guarda un po'. Wow, proprio quello che ci serviva. Grazie, Kissy Missy. Oh, sì, questo è uno strumento geniale. Ho paura. Andrà tutto bene. Devo prendere una ciocca e agganciarla allo strumento. Faccio lo stesso sull'altro lato. E poi lascio che faccia la sua magia. Ti fa una treccia in pochi secondi. È facile, l'effetto è sorprendente. Vorrei averci pensato prima. Wow, chissà cosa si inventeranno dopo. Sembrano bellissimi. Non abbiamo finito. Dobbiamo aggiungere un po' di diamantini. Faccio passare i capelli nello strumento e lo premo semplicemente. Così le gemme si attaccano ai capelli. Ti piacerà da morire. E ora l'altro lato. Perfetto, fatto. Ne avrai bisogno. Wow, sono perfetti. Cosa farei senza di te? Oh, come sei dolce. Forza, resta lì. Che stai facendo? Ma manca qualcosa. Girati. Ok, mi sento strana. No, questi vestiti non vanno bene. È l'ora di un po' di magia. Ma che succede? Oh, mi piace. Mi sta bene, eh? Non credo tu sia una tipa sportiva. Vediamo il prossimo outfit. Cosa? No, questo non lo metto. Cambiami ancora. Sembra carino. Cattiva, bacchetta magica. Ok, e questo? Diverso. Ma comunque mi sta bene. Mi ci vedo bene. Non farlo mai più. Le opzioni stanno terminando. Oh wow, questo è perfetto, mi piace! Wow, stai benissimo! Ci è voluto un po', ma credo che abbiamo finito. Ups, a tratti mi dimentico. Togliamo questi occhiali. Perché è tutto sfocato? Non ti accontenti mai, eh? Aia! Ehi, ci vedo! E ora? Via da qui! Fighissima la lezione di matematica, adoro il tuo nuovo look, Tina!
di fare una bella impressione. Ciao ragazze. Sta parlando con noi. Oddio, allarme nerd. Niente, lasciate stare. Volevo solo essere carino. Ci vediamo dopo. Ciao Jared. Wow, sai come mi chiamo? Che libro è? È sui dinosauri. Forse possiamo leggere. Oddio, ma cos'è questo rumore? Viene dal bagno. Qualcuno lo sente? Ma che sta succedendo? Meglio andare a vedere. Ehi, c'è qualcuno! Che strano, non c'è nessuno. Aspetta, c'è qualcosa nel water. Ma cos'è? È una bambola. È ricoperta di una sostanza appiccicosa. Che schifo! Beh, che puzza! Non è molto carino. Odio i bulli. Basta! Sì, meglio che corriate e non tornate più. Stai bene? Tu vieni con me. Devo darti una bella pulitina. Potrebbe essere difficile. Cioè, puzzi davvero. Ok, ti tolgo di dosso questa melma. Beh, che schifo. È tutta appiccicosa. Ecco, è andata via. Beh, sei ancora sporca. E non è un bello spettacolo. Dobbiamo darti una lavata. Ci libereremo di questi vestiti sporchi. Che credi di fare? Hai parlato? Sono un po' cosciente. Oh, ok, scusa. A cosa stavo pensando? Fai con comodo. Grazie. Wow, che bello sbarazzarsi di questi vestiti. Posso immaginare. Quando sei pronta facciamo il bagnetto. Intanto lo preparo. L'acqua è calda. Voglio proprio coccolarti, quindi aggiungo i sali da bagno. Do una bella mescolata. Wow, guarda tutte queste bolle. Sei pronta? Sì, pronta. Che bel costume. Ti sta bene quel colore. Ti aiuta a entrare in vasca. Com'è? Va bene l'acqua? Mi serve una spugna. Per rimuovere tutta la sporcizia. E ora un bello scrub, ok? Oh sì, molto bello. Potrei abituarmici. Ok, basta così. Se no ti si raggrinziscono mani e piedi. Wow, che differenza. E ora? Ah sì, lo so. Dobbiamo fare qualcosa per questi brufoli. Hai mai sentito parlare di detergente? Non ti preoccupare, amo spremere i brufoli. Non ti muovere. Wow, che eruzione. Credo che dobbiamo provare un altro approccio. No, questo non mi serve. E nemmeno questo. Ah, quello che cercavo. Amo questa maschera viso, molto nutriente. Ed è ottima per i brufoli. La mia pelle risplende sempre dopo. E ne ho anche una per te. Provala, ti piacerà un sacco. E ora aspettiamo. Ma dove sono? Oh sì, la maschera viso. Togliamola. Dobbiamo vedere se ha funzionato. No, non va bene. Ero convinta avrebbe funzionato. Cos'altro possiamo usare? Aspetta, so cosa fare. Quanto sono buoni i cetrioli. Buoni e anche ottimi per il corpo. Te ne metto una fetta in faccia. Spero funzioni. Mentre aspettiamo mi mangio uno snack. Questo restyling fa venire fame, eh? E questo cetriolo è buonissimo. Dov'è? Oh, è finito. Mi stava piacendo. Oh, ce n'è un'altra fetta. Ma questa non la mangio. Beh, c'è un'ultima opzione. E non sarà bella. Ma ne varrà la pena. Ferma? Ti metto questo slime sul viso. Che schifezza. Spero funzioni. Lo massaggio sui brufoli. Non ne sono così sicura. Non ci credo, sono spariti. Wow, pazzesco. Devo ricordarmene. Lo uso anche io. Vediamo un po'. Non lo so. Forse funziona solo con le bambole. Vabbè, continuerò a usare il sapone. Ti vuoi guardare allo specchio? Che ne pensi? Ho una bella pelle. Ma c'è ancora del lavoro da fare. Hai visto queste sopracciglia? Cioè... Le sopracciglia? Non ci avevo nemmeno fatto caso. Stai scherzando? Guarda bene. Volevo essere educata, ma so come risolvere. Niente male. E ora operiamo. Ma cosa?
cosa dovrei usare? Quanta scelta! Fammi pensare. Ah, sì! Il martello! Ha! Forse non è una buona idea. Questo andrà bene. Oddio, no, non farlo! Ripensandoci, so cosa usare. Le pinzette! Io mi stavo preoccupando. Quelle sì che sono adatte. Iniziamo a spelare. Dimmelo se ti faccio male. Wow, un sacco di peli. Hai mai pensato di farti la ceretta? Non finiscono più. Veramente, come hai fatto ad arrivare a questo punto? Inizio a sentire caldo. Sì, sto davvero sudando. Ecco, ultima parte. Sono contenta sia finita. Ce l'abbiamo fatta. Sono bellissime queste sopracciglia. Stai benissimo, spero ti piacciano. Ma ancora c'è parecchio da fare. Dobbiamo lavorare su questo sorriso. Andrà tutto bene. Ho ciò che fa al caso tuo. Apri bene. I tuoi denti brilleranno. Fammi vedere questo bellissimo sorriso. Sono nervosissima. Ok, ecco qua. Wow, super luminosi. Wow, questo sì che è un sorriso da star. Sei raggiante, stupenda. Risultato perfetto! Spero ti piaccia la nuova te! Oh, mi piace! Continua! Mi si è incollato il dito! Non ti preoccupare, ora lo stacco! Ai, ai! Non farlo! Aspetta! Aia, aia! Vedi, è tutto ok! Aspetta! Oh, questo però non va bene! Hai mai pensato di farti un nuovo taglio di capelli? Quelli sono i miei capelli! Ah! È tutto ok, niente panico. So cosa fare. O almeno spero. Forse ho qualcosa che può tornare utile. Wow, quanta spazzatura! Perché ho questi fili? Devo svuotarmi le tasche. Aspetta, forse posso usarli. Verrà benissimo. Mi serve un rasoio per farlo. Devo avere la mano salda. Devo rasarti tutti i capelli, altrimenti l'appiccicaticcio non viene via. Abbiamo quasi finito. Dopodiché mi servono i fili e uno stuzzicadenti che userò per infilare il filo nei buchi. Userò diversi colori, costa meno che andare dal parrucchiere. Wow, a volte mi sorprendo da sola. Che bel look! Sei vestita veramente alla moda. E ora è il momento di sentire il vento tra i capelli. Oh sì, sono una star! Questo look spacca! Forse potrei fare qualcosa di simile. Forse no. Che stai guardando? Oh, guarda! Nah, non mi sta bene. Questo è più il mio stile. Chic alla moda. Mi piace. Wow, anche a me! Potrei mettere dei vestiti nuovi. Ti piace l'idea? Dai! Torno subito. Sicuro ho qualcosa che puoi metterti. No. Nah, passo. Aspetta. Direi che questo può andare. Non era quello che avevo in mente. Pensavo sarebbe stato più... Sì, sono d'accordo, non va. Cos'altro abbiamo qui? Fammi pensare. Ehi, guarda cos'ho. È della collezione Madre Natura. No, non ti piace nemmeno questo. Non ho più idee. Non so cos'altro fare. A meno che potrei usare questo pongo. Che ne pensi? Non so, non sono sicura. Cosa vorresti fare? Guarda, ho tutto sotto controllo. Inizio stendendo il pongo. Poi inizio a tagliarlo. Userò un coltellino apposito. Inizio disegnando linee lunghe sul pongo. Voglio fare dei pantaloni. Ehi, carini! Ora li prendo delicatamente e li metto sulla bambola. Poi faccio un top. Wow, questo sì che è un outfit! Ti sta benissimo! Sono invidiosa, sai? Voglio anch'io dei vestiti così. Ma aspetta, manca qualcosa. Hai bisogno di un cappotto. Te lo metto. Wow, ciliegina sulla torta per questo outfit. Sei pronta per fare faville. Wow, la folla ti adora. Mi sento magnifica. Mi raccomando, prendi il mio profilo migliore. Sei bellissima. E sono stanca. È stato un giorno impegnativo. Abbiamo fatto un sacco di cose. Dormiamo un po'. Ehi, svegliati! Cosa... cos'è? Ciao, come va? Cosa? Deve essere un sogno!
No, sono davvero qui! E sono bellissima! Non ce l'avrei mai fatta senza di te! Wow, non credo a quello che sta succedendo! Sei reale! Sapevo saremmo diventate migliori amiche! Questo è il giorno più bello della mia vita! Lo so, vieni qui! Sembra un buon posto! Non voglio che nessuno parcheggi accanto alla mia macchina, è ora di iniziare un altro giorno di scuola! Preferirei fare shopping, ma che si può fare? Sono qui! Wow, sei da Dio! Sì, lo so! Wow, adoro la sensazione del vento tra i capelli! Devi vedere questo! Eh? Che cos'è? Oh, che scemenza! Beh, salve signore! Guardalo, chi va a scuola in bicicletta? Oh, deve far male! Sto bene, lo volevo! Oh, ciao Molly! Forza, andiamo! Magari ci aggiorniamo più tardi! Ok, stavano ridendo di me! Che strano! Quelle ragazze pensano di essere così speciali! Beh, gli faccio vedere io! Ho un piano! Qui ci vorranno tutte le mie capacità di coding! Creerò un algoritmo che svelerà i segreti della popolarità! Questo lavoro fa venire sete, ho bisogno di bere! Odio il caffè! Ho quasi finito! Ho solo bisogno di qualche riga in più! Wow, è un'opera d'arte! È finito! Questo è quanto! La mia vita sta per cambiare! È questo che serve per essere popolari! Sembra un sacco di lavoro! Ma ne varrà la pena! Cosa sto aspettando? Credo sia meglio vedere con cosa sto lavorando! Non è il massimo! Dovrei davvero lavarmi i denti più spesso! Sono piuttosto disgustosi! C'è qualcosa lì dietro! Ma che... Devo imparare a masticare il cibo! Oh, filo interdentale! Potrebbe essere d'aiuto! Ho visto la mamma usarlo! Ma mi chiedo perché ne parlano così bene! Che bella sensazione! Oh, questo potrebbe essere un problema! Questo è ciò che ottengo per aver praticato una buona igiene orale! Ma questo risolverà il problema! Metterò la mia auto proprio qui! Avvolgerò il filo interdentale sul retro! Mi assicurerò che sia sicuro! Ne avrò bisogno! Sono così nervoso! Signori, accendete i motori! Forza! Ho bisogno di più potenza! Più veloce, più veloce! Aspetta, credo che stia funzionando! Vai! Cosa sta succedendo? Stavo cercando quei soldi! Credo di aver capito tutto! Che schifo, non c'è da stupirsi che avessi l'alito cattivo! Ora è meglio che mi lavi i denti! Presto avrò un sorriso da star del cinema! Menta! Non voglio perdermi nessun punto! C'erano molte macchie! Che aspetto hanno? Cosa? Mi aspettavo un po' più di brillantezza! A mali estremi, estremi rimedi! Apri bene! È così strano! Ma mi piace! Ok, è il momento di lavare! Avrò bisogno di molto dentifricio! Non ne ho più bisogno! Uno spazzolino non è sufficiente! Mi serve di più! Di più! Le macchie non hanno alcuna possibilità! Spero sia servito a qualcosa! E ora devo risciacquare! Wow, i miei denti hanno un aspetto fantastico! Aspetta, c'è qualcosa che cresce nelle mie narici! È come una foresta! Oh! Posso usare questo cotton fioc! Ma ha bisogno di qualcosa di appiccicoso! Ah, cera! È perfetto! Lo rivesto con la cera! E poi lo incasserò proprio lì! Gli darò una piccola spinta! Ora l'altro lato! Si va in scena! Ok, è il momento dello spettacolo! Non ho paura! Sì, ce l'ho! Chi è? Dammi un minuto! Ehi, Liam! Sto arrivando! Ehi, amico! C'è qualcosa di diverso in te? Aspetta! Che rumori forti! Perché stiamo urlando? Fa malissimo! Credo che mi metterò a piangere! Aspetta, credo che abbia funzionato! Wow, chi l'avrebbe mai detto? Non so perché le ragazze si lamentino della ceretta. Di cosa si trattava? Mamma! Denti? Ok. Cosa c'è dopo? L'acne? Questo potrebbe essere più difficile. Sono davvero tanti brufoli. Non posso spremerli tutti. Devo pensare a un altro modo per sbarazzarmene. Da dove viene quella maschera?
Aspetta un attimo. Una maschera. È così semplice. Ok, posso farlo. Sembra costoso, ma per la mia pelle ne vale la pena. Ups, dovrò toglierli. Allora, tutto qui? Devo fare solo questo? Potrei abituarmici. Aspetta, non riesco a vedere. Ah, così va meglio. È stato terrificante, ma è passato. Cosa c'è adesso? Un ragazzo non può coccolarsi? Che cosa vuoi? Perché mi guardi così? Ah, è un cyborg del futuro! Cosa? Dove? Jake, che succede? Ho bisogno di nuovi amici. Di cosa si trattava? A volte è così strano. Stai indietro! Aspetta un attimo, sono io! Ora ho capito. È meglio che mi tolga questo. Non voglio spaventare Jake. Perché è tutto sfocato? Oh, i miei occhiali! Aspetta, ho ancora l'acne. Beh, deludente. Mi serve una mano. Potrebbe essere utile. Aspetta. Questo è ciò di cui ho bisogno. Wow, una pianta può fare questo. C'è solo un modo per scoprirlo. Spero che alla mamma non dispiaccia se prendo un pezzo della sua pianta di aloe e mi serve solo una foglia. Bella e succosa. Mettiamoci al lavoro. Metto qui la foglia. Ma ho bisogno di un'altra cosa. Ho un tubetto di rossetto trasparente. Lo spingo nel gambo dell'aloe. Poi giro. Rimuove un bastoncino di gel d'aloe. Ma non va sulle mie labbra. Lo applicherò direttamente sui brufoli. Lo spalmo delicatamente. Voglio coprirli tutti. Poi aspetterò che faccia la sua magia. Madre natura l'ha fatto di nuovo. Wow. E anche questo l'abbiamo fatto. Il prossimo passo sono le unghie. Dovrebbe essere facile. Chiederò a una professionista di occuparsene. Eh? Che peccato. Sembrava così imbarazzato. È terribile. Ok, abbiamo finito. Wow, le adoro. Sei un mago con la lima per unghie. Sei troppo gentile. Chi è il prossimo? Era Molly. È la ragazza dei miei sogni. Ehi, calmati, il tempo è denaro. Mi dispiace, mi toglie proprio il fiato. Sì, come no. Oddio, orrore, cosa sono quelli? Dovresti vergognarti. Ups, è passato un po' di tempo da quando li ho puliti. Che schifo, disgustoso. Una settima tappa, wow. Ce l'hanno insegnato alla scuola di estetica. Ma non avrei mai pensato di vederne uno nella vita reale. Non ti muovere. Mi fa il solletico. Posso guardare? Che differenza! Non ci credo. Diamo una spuntatina. Avrò bisogno di qualcosa di un po' più di industriale. Sembrano molto affilati. Sono sicuri. Stiamo per scoprirlo. Mettiti al riparo. Wow, ci è mancato poco. Abbiamo bisogno di una pulizia, al più presto. Io, grazie al cielo, è finita. È stato un vero allenamento. Ma non abbiamo ancora finito. Le mie unghie sono così belle. Ho bisogno di una pausa. Cosa? Direi che abbiamo finito. Che sollievo. Wow, non sono mai state così belle. Non so cosa dire, grazie. Ho un bel aspetto e mi sento bene. Oh sì, ho bisogno di una vacanza. Le unghie sono pronte. Il prossimo passo sarà un tatuaggio. Wow, guarda un po'. Potremmo essere gemelli. Ovviamente sono io quello più bello. Non ci si può tirare indietro ora. Questo deve essere il posto giusto. C'è nessuno? C'è qualcuno lì dentro? Chi c'è? Wow, sei enorme. Chi ha parlato? Oh, sei stato tu. Ciao. Indietro. Conosco bene il karate. Ti sto solo prendendo in giro, piccoletto. Credo di aver bisogno di un cambio di biancheria intima. Finiamola con questa storia. Salve, un tatuaggio, per favore. Nessun problema, fratello. Sai già cosa vuoi? Che ne dici di un teschio infuocato? Forse sei un amante degli animali? Forse ti piacerebbe uno dei classici? Questo è uno dei miei preferiti. Ci sono così tante scelte, ma pensavo a qualcosa del genere. Sei serio? Va bene, i miei suggerimenti non piacciono mai a nessuno. Mettilo lì. Cosa vuoi dire? Sono molto confusa in questo momento. Sì, lo sei, lo so. Stai fermo, farà un po' male. Cosa? Ah, voglio la mia mamma! Non ho nemmeno iniziato. Oh, lo sapevo. Me ne sto già pentendo. Ben fatto, sei svenuto solo due volte. Sto soffrendo molto di più in questo momento. Stai dimenticando qualcosa? Consegna i contanti. O naturalmente, quanto ti devo?
Sai cosa? Prendi tutto. Stavo per farlo. È legale, vero? Ora vai via. Ah, ok. Ciao. Credo che dovrei togliere queste bende. Non vedo l'ora di vedere il mio inchiostro. Wow, che figata! Non mi sono mai sentito così pericoloso. Ma non posso farli vedere alla mamma, ci rimarrebbe malissimo. C'è ancora una cosa da fare, un outfit nuovo. Avrò bisogno di alcuni accessori, devo apparire al meglio. Questo è da me. Avrei dovuto farlo molto tempo fa. Oh, quasi dimenticavo. Come va? Wow! Meglio andare a lezione? Oh, ecco Molly, è bellissima come sempre. Le tue unghie sono fantastiche. Ho trovato il miglior centro per unghie. Pazzesco, bellissima anche quando non è al top. Ecco. Non è possibile, guarda laggiù. Ehi, quello è Liam. Credo che stia funzionando. Oddio. Wow, sta da Dio. Guarda un po' qua. È così sognante. Ora o mai più. Oh, si va giù. Wow! Au, mi sono fatto male. È proprio un nerd. Ti farà un pochino male. Perché mi succede sempre. È proprio un perdente. Povero Liam, non se lo merita. Liam, da questa parte. Stai bene? Credo che tu abbia bisogno di questi. Sembrerebbe di sì. Allora vuoi andare a piedi in classe? Cosa? Dici sul serio? Certo che lo penso! Che noia! Non voglio più giocare a questo gioco! Ho avuto un'idea su un'avventura da fare! Che ne dici di prendere dei soldi invece? Non voglio i soldi, non sono divertenti! Mi divertirò da sola! Da adesso inizia la mia nuova vita! Addio, Mickey la ricca! Non ho bisogno di te nel posto in cui sto andando! Carino qui! Questo ha un po' meno! Uffa, odio spazzare! Vorrei essere ricca! Essere ricchi sarebbe molto più divertente e anche più facile! Va bene, ho deciso! Cercherò di arricchirmi! È così bello il tempo oggi! Mi sto proprio godendo questa passeggiata! Aspetta un secondo! Quella ragazza povera mi somigliava! Forse me lo sono immaginato! Ehi, ma questa è una reggia! E questo cos'è? Sembra che qualcuno si sia perso la sua carta d'identità. Mickey, eh? Penso che potrei fingere di essere Mickey. Ecco qua. Oh, wow, questo posto è ancora più grande all'interno. Oh mio Dio, Mickey, ma che ti sei messa? Oh sì, sono Mickey al 100%. Ecco la mia carta d'identità che lo conferma. Che ti succede? Perché indossi quegli stracci? Wow, mi stai solo dando tutti quei soldi? E vai, vado a fare shopping. Oh mio Dio, dove sarò andata? Eccoti, ti ho cercato ovunque. Ero preoccupata da morire. Aspetta, stai parlando con me? Certo, e ora tesoro, entriamo in casa. Wow, non ci posso credere, quanti vestiti. Cos'è questo qui? Uno specchio a grandezza naturale. Oh no, è uno di quegli assistenti integrati che possono aiutarmi in tutto. Ok, fammi provare questo vestito. Oh mio Dio, sì, mi sta benissimo. E ora provo qualcos'altro. Oh wow, un altro outfit magnifico. Mickey ha buon gusto, devo dire. Eccone un altro. Oh, non mi sono mai sentita così ricca e bella in tutta la mia vita. E guarda tutti questi accessori e gioielli. Va bene, oggi mi vestirò sicuramente così. Wow, non ci sono molti vestiti qui. Come fanno i poveri a vivere così? Forse qui troverò qualcosa di utile. Cos'è questa roba? Beh, qui è anche peggio. Perché è tutto così triste e noioso? Le cose colorate non costano mica di più. Uffa, non è per niente quello che mi ero immaginata. Che cos'è? Oh, un giornale, fammi controllare la pubblicità. Ehi, ecco qua, ho trovato una stilista straordinaria. È proprio ciò di cui ho bisogno ora. La chiamo al volo, sono sicura che mi troverà uno spazietto. Spero che non ci metta molto ad arrivare qui. Ok, eccomi, e tu hai un aspetto orribile. Oh, potrei aver commesso un terribile errore. Sì, l'errore è quello che indossi. Va bene, ora mi metto al lavoro, risolverò il tuo problema. Sicuramente devo cambiare tutto. Questo colore qui non sta bene con la tua pelle. Ecco qua, un altro capolavoro fatto da me medesima. State tutti a vedere. Stiamo per svelarvi un look nuovo e stiloso. Sta arrivando, quindi fatele un caloroso applauso. Oh sì, spacco con questo outfit. Oh, vuoi qualcosa di diverso? Allora che mi dici di questo set in lime? Con tanto di gonna a balze, troppe balze? E poi date un'occhiata a questo sobrio maglione oversize con una bella cuffia da doccia stile coniglietta. Sì, voglio un taco.
Oh, cos'è stato? Qualcosa mi ha svegliato. Aspetta un secondo. C'è qualcuno in camera? Un ladro? Cosa posso fare? Devo nascondermi? Qui probabilmente sono al sicuro. Aspetta però, non lascerò che si prenda la mia roba. È ora di mettere alla prova le mie abilità di picchiare duro. Mi avvicino giusto un po'. Ah! Oh? Oh no 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 no! Ah, ti ho beccato, brutto ladro! Volevi rapinarmi? Voglio vedere cosa rubi con le mani legate. Sono pazzesca, l'ho fermato. Aspetta un attimo, uno spolverino. Oh no, credo di aver fatto un terribile errore. Non è affatto un ladro, è solo la donna delle pulizie. Oddio, scusa, ti tiro su. Ecco, ti tolgo il nastro adesivo dalla bocca. Immagino tu lo rivoglia indietro. Troppi scoiattoli. No, mi hanno rubato le noccioline. Eh? Cos'è questo rumore? Credo di aver sentito qualcosa qui. Immagino sia meglio dare un'occhiata, non si sa mai. Vado in punta di piedi in salone. Cosa? Oddio! Non ci credo, c'è un ladro in casa! Ma è ridicolo! Oh no, mi hanno preso! Per favore non sparare! Farò piano, lo prometto, non voglio ferire nessuno! Oh mio Dio, riesci a immaginare un ladro che cerca di rubare qualcosa da qui? Questa è la cosa più divertente che ho sentito da un po' di tempo a questa parte, dai, continua a cercare! In realtà sono curiosa di vedere se trovi qualcosa. Vabbè, ci sarà qualcosa di buono qui intorno. Ah, mi stai prendendo in giro. Controlliamo questo piccolo annaffiatoio. Niente, sono venuto fin qui per cosa? Avevi ragione, non c'è assolutamente niente che valga la pena rubare. Sì, te l'avevo detto che non c'era niente, beh. Diamine, ora mi sento un po' in colpa, devi essere davvero povera. Penso che potresti stare anche peggio di me. Ecco, ho una barretta, prendila se vuoi. È anche la mia preferita, grazie ladro. Una volta ho dovuto combattere contro questo tizio enorme. Era alto tipo 20 metri. Direi che è ora di uscire dal letto. Ok, giusto, sono ricca ora. Signorina, ho le sue soffici pantofole se gradisce. Oh, che bello, sì, per favore. Mettimele pure ai piedi. Wow, sono soffici e calde, le adoro. Ok, e ora il suo spazzolino elettrico, signorina, l'igiene è molto importante. Oh, grazie, aspetta, cos'è questa roba? Immagino sia uno spazzolino, non ho mai visto niente del genere. Oh, wow, guarda, gira da solo. Oh, sì, serve a pulire le orecchie. Ok. No, in realtà è per i denti, col dentifricio. Ti ricorda? Ci ha fatto ordinare il dentifricio dorato. Per dei denti bianchissimi. Ups, ti prendevo in giro, so che è dentifricio. Wow, non sapevo che l'oro sapesse di menta. Ecco qua, e ora ho i denti ufficialmente puliti. Anzi, pulitissimi, dato che li ho puliti con l'oro. Troppi robot, troppo poco prosciutto. Cos'è stato? Era una specie di urlo forte e stridulo o qualcosa del genere. Aspetta, e questo cos'è? Uno spazzolino. È questo il tipo di dentifricio che usa la gente normale? In realtà è solo una specie di polvere nera, non è un dentifricio. Beh, devo pulirmi i denti. Beh, ma questo è carbone in polvere. Il carbone sa di sporco e fuoco. Ma beh, almeno ho i denti puliti. Dei denti così luccicanti non vanno sprecati. Mi faccio un po' di selfie. Tesoro, ti sei svegliata, ti ho portato la colazione. Oh, un panino per la colazione, che strano, grazie mille. Questo dove l'hai preso? Ah, mi sta venendo una certa fame. Per fortuna ho uno snack. Sarà buonissimo, tutto cioccolato e cocco. Wow, è davvero delizioso. Ma l'ho già finito e ho ancora fame. Questa barretta di cioccolato non mi è bastata. Aspetta un secondo, sono ricca, so cosa posso fare. Ciao, sì, che bello, mi hai portato i miei snack, me li dai? Sì, questi sono i miei preferiti. Mi serve un cucchiaio gigante per questa crema spalmabile. Oh beh, se hai così fame ho altri snack per te. Wow, guarda come sono grandi questi lecca-lecca. E se vuoi ancora della cioccolata ce n'è? No, in realtà mangio questi marshmallow dopo. Wow, ci sono un sacco di dolci qui. Sono piena ora. Non lo sono mai stata prima d'ora. Ed è bellissimo. Oh wow, qui hanno la mia crema spalmabile preferita. Un cucchiaio qui. Aspetta, tutto qui, non ce n'è più. Oh no, è finita. Non credevo potesse succedere. Immagino che dovrò spalmarla finché riesco quanto più possibile. È il pezzo di pane più brutto che abbia mai visto.
Guarda il mio pane quanto è triste, la crema non più esiste e io sono una poetessa. Oh, è molto triste, dallo a me. Forse riesco a racimolarne un po' di più. Su questo lato ce n'è un po' di più. Eccoci qua, dovrebbe bastare per te. E ora lo spalmo sul pane così. Molto meglio, non voglio più sentire poesie tristi. Grazie mille, sei incredibile! Finalmente qualcosa da mangiare? Ottimo, non importa se sono ricca o povera, la cosa certa è che potrei mangiarlo tutto il giorno, tutti i giorni. Sai una cosa, quasi mi manca la mia vecchia vita. Chissà se alla mamma manco. Si sarà accorta che sono sparita. Questo per me è troppo. Ed è un bel po' che non vedo mia madre. Mi manca. Oh, guarda che bei capelli. Non voglio essere ricca senza la mia mamma. Lei mi ha fatto ricca nell'unico modo che importa. Mamma, sono a casa. Ti sono mancata? Oh, non mi sono mica accorta che sei andata via. Oh, che carino. Sono tornata ed ecco la mia mamma. Mamma! Quanto mi sei mancata? Oh, beh, non è bellissimo? Ti voglio bene, tesoro. Soldi! Quanto mi siete mancati! Oh, bambolina, che capelli vaporosi! Incredibile, gioca ancora con le bambole. Oh, ciao, ti piacciono le bambole? Vedi che bei capelli luminosi che ha! Scusa, devo andare. Mi sa che non gli piacciono le bambole. La mia è un po' sporca, però, e deve andare dal parrucchiere. Ferma, non ti farà male, vedrai. Ancora qualche taglio e occupiamoci anche del vestito. Ecco, ora sì che stai meglio. Puoi sederti qui accanto a me adesso. Incredibile, con questo makeover sei tutt'altra cosa. Oh! Ma che succede? Tu chi sei? Da dove arrivi? Non ci posso credere, ora sei reale. Come hai fatto a diventare una persona? Wendy, smettila di punzecchiarmi, non si fa. Non posso crederci, sei qui davanti a me. Deve essere la cosa più pazzesca che mi sia mai successa. Possiamo farci una foto insieme, sì? Guarda quante belle foto che ho con noi due. Aspetta, davvero sono così in foto? Oh, sì, Wendy, mi dispiace. Senti, non far caso a quelle foto. Prendi questo specchio e guardaci dentro. Non capisco che dovrei guardare qui dentro. Aspetta e vedrai. Chissà dove sta andando. Vabbè, tornerà. Visto che ho uno specchio, intanto mi schiaccio un po' di brufoli. Basta schiacciare ben bene. Oh, che schifo. Meglio spremere anche questo qui. È esploso. Oh, ne ho uno anche qui sulla guancia. Wendy, eccomi di ritorno. E ho una borsa. Aspetta, ma che stai facendo alla faccia? Mi sto schiacciando i brufoli, non riesco a smettere. Capisco, sai, forse ho qualcosa di meglio per te che le tue dita. Ah? Che cos'è? Sembra uno strano aggeggio. Ok, quindi devo premere questo tasto e mettermelo sulla faccia? Oh mio Dio, mi ha fatto sparire l'acne! Siamo sicure che sia successo davvero o sto sognando? È incredibile, deve trattarsi di magia! No, è solo scienza. È fantastico, continuerò a usarlo. Voglio togliermi tutti quanti i brufoli dalla faccia. Stai facendo un ottimo lavoro, continua così. Grazie tante, bambolina. Ho ancora qualcosa per te. Vorresti provare? Sì, certo che voglio, proverò tutto quello che mi darai. Lasciami solo usare questa maschera al tè verde. Il mento e il naso sono le zone più problematiche. Grazie, bambola. Ecco la maschera. Non c'è di che. Adesso puoi toglierla, comunque. Ottimo! Mi pulirò il viso con questa salvietta. Wow! Guarda come ha tolto i punti neri! Incredibile! Adesso ho la pelle così fresca e sana! Hai visto? Procediamo. Questo cos'è? Un nastro? Oh, è per le sopracciglia? Cosa dovrebbe fare? Non sarà mica una specie di ceretta, vero? Beh, in un certo senso, aspetta. Devo solo toglierti il nastro così. Wow, adesso le sopracciglia hanno una forma perfetta! Non ci posso credere, tutto con del semplice nastro! Grazie, bambola, sei la mia migliore amica! Ora sì che possiamo farci delle foto! Oh, mi sa che devo andare a lezione, che peccato! Prendo lo zaino. Oh, bambola, che c'è?
Cosa? Che succede? Non vorrei mica andare a scuola vestita così. Beh sì, qualcosa non va. Niente, ma ho un'idea migliore. Siediti su questo divano. Vediamo che cosa hai nell'armadio. Oh wow, guarda quanto è allegro e vivace questo colore. Questa? Sul serio? Sì, questo è decisamente il look perfetto per la scuola. Se lo dici tu, allora indosso questa maglietta. Infilo le braccia, fatto. Ti sta da favola, ora resta lì. Va bene, meno male che ho una merendina. Guarda che bello questo frontino, ideale per te. Ti sta benissimo. Oh, ho un'altra grande idea. Ok, c'è qualcos'altro da mangiare in giro? Eccellente, questi jeans saranno perfetti. Jeans, davvero? Sarà... Reggimi la Nutella mentre mi vesto. No, oh, povera me, sono troppo stretti. Già, non c'è verso di abbottonarli. Wendy, questo significa solo una cosa. Niente più dolci. Cosa? Ma come faccio senza dolci? Va bene. Brava, vediamo se riesco ad abbottonarteli io. Ok, wow, li hai abbottonati. Non so come tu ci sia riuscita. Forse la tua magia da bambole. Sei carinissima ed ecco lo zaino, divertiti a scuola. Wow, che faticaccia vestirla come si deve. Guarda qui che disastro, mangia troppo cibo spazzatura. Mi sa che dovrò dare una ripulita e buttare tutto nei rifiuti. Che cos'è questo rumore? È Wendy, forse? Sì! Oh, ciao, bambola, non far caso a me. Quella era una merendina. Deve essere qui da qualche parte. Ecco! Oh, bambola! Wendy! Ho fame, ho bisogno delle mie merendine. Oh, ciao, Wendy, in cosa posso aiutarti oggi? Che cos'è quel rumore? Viene dal frigo, secondo me. Devo assicurarmi che sia tutto a posto di là. Oh, ciao bambola. Esci subito dal frigo, Wendy. Fa freddo lì dentro. Vieni qui e dammi quella Nutella. E invece della cioccolata, mangia una banana. Ti farà bene. Ma come una banana? Dai, non è una vera merenda. Invece è la merenda perfetta per te. Io lavo i piatti. Che incubo. Aspetta, forse ho avuto un'idea grandiosa. Mi sta guardando? No, sta lavando i piatti. Ok, ho qui il mio pratico affetto a banane. E ora al lavoro. Piu piu. Ok, devo mettere questo coso qui e stringerlo. Poi lo tiro via così e insieme a lui verrà fuori anche la polpa. La parte più schifosa della banana. Adesso posso mettere la banana svuotata qui. E qui dentro invece metto della deliziosa Nutella. Così dovrebbe bastare, ora tiro giù questa leva. La banana si farcirà di Nutella, non vedo l'ora di mangiarla. Wendy? Oh, bambola, vedi, sto per mangiare la banana. Oh, c'è mancato poco, ma non credo si sia accorta di niente. Quanta bontà tutta cioccolatosa e nutellosa. Oh sì, che delizia, migliore banana mai mangiata. Finalmente a casa, la scuola non finiva più oggi. E sono ancora uno schianto, ma il mio make-up va rinfrescato. Oh, upsì, devo togliermi gli occhiali, che scema. Mi rimetto il fondotinta. Ok, dovrebbe bastare così. Adesso il mascara, lo applico sulle ciglia. Ups, un po' è andato sulle palpebre, fa niente. Ecco, non male, ho fatto un ottimo lavoro. Un po' di rossetto, del mio colore preferito. Mi sta così bene, l'adoro. Wendy, sei a casa? Che stai facendo? Oh, vedo che ti stai truccando. Fa vedere un po'. Sì, mi servirà un ritocchino. Bambola? Bambola? Oddio, stai bene? Lascia che ti aiuti. Che ti è successo? Perché sei caduta così? Perché ti stai truccando? Oh, non te l'avevo detto. Guarda, ci sarà una sfilata. Una sfilata? Capisco. Se vuoi partecipare, ti posso aiutare. Vieni con me. Siediti qui sul divano. Cosa? Devo aggiustarti il make-up. Ma ho già fatto tutto da sola. E va bene, ricominciamo da capo, se lo dici tu. Sì, e non dimenticare di toglierti anche il rossetto. Molto bene, Wendy. Fammi prendere il mio kit. Wow, ma che cosa? Da dove è uscito quell'enorme baule?
qui tengo tutto l'occorrente per il make-up. Guarda. Metto il fondotinta sullo spinner. Guarda come gira veloce. È davvero veloce. Così dovrebbe bastare. Adesso con lo spinner ti applicherò il fondotinta sulla pelle. Come soffice e piacevole. Chi l'avrebbe mai detto? Ecco, visto? Ora la tua pelle è perfetta. Fantastico, e con il mascara che facciamo? Wow, hai le ciglia magnetiche! Sì, così il mascara nemmeno ti servirà. Stai ferma mentre metto le ciglia finte sopra le tue. Come mi stanno? Benissimo, lo so. Oh, labbra! Credo sia sufficiente così, come stanno? Una meraviglia! Quel colore ti dona tantissimo! Ma devi metterti addosso qualcosa di meglio. Andiamo! Bambola, sei una vera stilista, come farei senza di te? Siamo vestite quasi identiche. Ok, andiamo. No, oh, sono così nervosa ora che siamo qui. Sai che ti dico, ci rinuncio, sono troppo nervosa. Va bene, fai un bel respiro, andrai alla grande. Ops, chiedo scusa. Ehi. Scusa tanto, sono qui per la sfilata. Beh, di certo ha un look grandioso. Ciao, wow, sei bellissima, adoro quel top. Sapevo avrebbe funzionato. Incredibile, è soltanto lunedì, uffa. Wow, guarda quello quanto è carino. Oh mio Dio, mi sta salutando. Ehi! Aspetta, perché stai andando da quella parte? Oh, che idiota che sono, mi va sempre tutto storto. Oh? E quello cos'è? Qualcuno deve averlo perso? Beh, chi cerca trova. Nessuno fa caso a me comunque. Che ci sarà qui dentro? Wow! Finalmente le cose vanno per il verso giusto. Una volta tanto vedo tutto chiaramente. Vedremo come mi tratteranno adesso. Chissà se qualcuno mi noterà. Wow! Posso accompagnarti in classe? Mettiti in fila, amico. Ah, ma dico, guardatelo laggiù. Nemmeno sa che esisto. Ed è pure un tipo intelligente. Lo amo da morire. Oh, ma la ragazza? Chissà che ci trova in quella lì. Forse lo so. Io non sarò mai così bella, accidenti. Ehi, piccolo. Dovevo proprio sedermi tra loro due? Almeno così sto vicina al mio amore. Peccato che sia praticamente invisibile. Ah, ciao bellezza. Questo è per il solo e unico. Glielo passi? Ah? A lui, ok? Comunque. Ma che sono, il vostro postino? Chissà che c'è scritto poi. Oh, ma sei seria? Non voglio passargli questa roba. Povera me. Tieni. Cosa? Oh, mi manda dei bacini, eh? E io te ne mando altrettanti. Come se la scuola non fosse già difficile. Oh, sono proprio stanca di vivere così. Quanto sei bella, quanto sei carina, bacini bacetti, oh, sfiancante. Non sarò mai come quelle ragazze così belle, con quelle belle labbra. Ma forse posso farci qualcosa? Magari dando più volume ai miei capelli. Oh, e mettendomi un po' di rossetto, sì. Anzi, tanto rossetto, splendido. Adesso posso fare anche io le mie stampe. Ho davvero le labbra così sottili. Oh, non posso proprio farcela, accidenti. Oh, stupido rossetto. Che rabbia. E questi capelli sono davvero un disastro. Ehi, ma un momento. Forse posso usare questi per le mie labbra. Così sì che le avrò belle gonfie. Oh, già andiamo meglio. Devo solo aspettare un po'. Ok, dovrebbe bastare. Adesso sì che ci siamo. Che belle labbra polpose. Mica come quelle sottili che avevo prima. Perfetto, mi sento già più sicura di me. Ah, ancora voi due. Non capisco che cosa ci sia da ridere, ma ok. È un gioco da fare in due. Oh? E questo cos'è?
Oh, mi ha mandato un bacio! Ci becchiamo dopo, Ma è nuova? Insomma, da qui! Ma no, piccola, voglio solo te! Ah, che bello che finalmente siamo qui insieme! Grazie, wow! Magari un bacio? Ok. Ma cosa? È già qui, non posso crederci, ho dormito troppo! Ma la sveglia non ha suonato! Oh, devo darmi una mossa subito! Oh no, la mia pelle è un disastro! Ok, devo stare calma e fare qualcosa. Mi basteranno un paio di impacchi, sì. Ma cosa? Proverò con l'acqua fredda, allora. Com'è fredda! Cosa? Ehi, valeva la pena provarci, giusto? Sparite, occhi gonfi. Au! Ho ancora una faccia tremenda. C'è nessuno? Era il campanello? Va bene. Non aspettavo nessuno. Sì, entra pure. Ok, seguimi, mettiti comodo, ok? Io la chiamo subito, intanto fai come se fossi a casa tua. Shoo! Possibile che non ci sia un rimedio? Ok, facciamo così, meglio di niente. Dovrò accontentarmi, immagino. Ma che ci fai seduto qui? Non mi ha vista, meno male. Ho solo bisogno di un paio di minuti ancora. Tesoro? Dai, cara, di che cosa hai paura? Mamma, lasciami in pace! Ah, questi giovani d'oggi! Che c'è? La mia faccia, mamma! Lascia fare a me. Conosco un trucchettino. Io e le mie amiche alla tua età lo usavamo sempre. Tutto quello che ti serve è un cetriolo e una grattugia. Vedi? Ok, dopodiché intingi un po' di cotone nell'intruglio. Una metà per ciascun occhio. Quando sono belli intrisi potrai finalmente toglierti il gonfiore. Via quelle lacrime. Cosa? Puoi usare questi, tesoruccio. Impacchi per gli occhi. Wow! Sono proprio quel che ci vuole. Dai, su, esci da quel frigo. Gli occhi stanno già meglio. Beh, mi sa che così può bastare. Allora? Wow, ho gli occhi normali di nuovo. Vai, su. Scusa di averti fatto aspettare. Ma ne valeva la pena, dico bene? Oh, che profumino fantastico! Spero di averne cucinati abbastanza. Un ottimo lavoro! Oh, il mio capolavoro! Oh, sì! Wow, sono uno schianto! La tengo aperta o chiusa? Questi capelli mi stanno da favola! Nonna, ti ho fatto dei biscottini, tesoro. Nonna, sto andando a una festa, scusa. Magari più tardi, ok? Scusami. Una festa? Tu che vai ad una festa? Ecco, cara, così starai meglio. Nonna, non farlo, ok? Ma dai, ti sistemo il look. Oh, smettila, non mi serve il tuo aiuto. I giovani non hanno più rispetto. Passo ore in cucina e lei se ne va a una festa. Oh! Accidenti, ha scordato la borsetta. Non andrà da nessuna parte senza. Oh no! Credo di essere nel posto giusto. Oh, eccola lì! Ehi, aspetta, la tua borsetta! Oh, povera me, le mie gambe non sono più quelle di una volta. E salve, mia nipote ha scordato la borsa. Posso entrare e portargliela? Solo studenti. Ah, capisco, ma è importante. Uno specchio? A che serve? Non capisco. Paura di qualche ruga? Capirai.
Proprio non posso credere a tutto questo. Stavo solo cercando di aiutare. Oh. Scommetto che c'è il suo make-up qui. Vediamo un pochino. Oh, cos'è quest'aggeggio? Ha un aspetto minaccioso. Vediamo. Oh, che bella sensazione. La mia pelle si sta morbidendo. Wow, è stata una vera avventura. Mi ha fatto proprio bene, devo dire. Me lo tengo io, mi sa. E qui che altro abbiamo? Una felpa. Oh, mi sta a pennello. E che altro c'è ancora? Oh, interessante. Alt, hai un'aria familiare. Ti ho già per caso vista prima? Fanno un l'entra pure. Wow! Tesoruccio? Ma cosa? Nonna! Proprio io, hai dimenticato la borsa. E già che sono qui, magari ne vuoi uno? Nonna, ma che dovrei farci? In effetti mi stanno rendendo piuttosto popolare, grazie. Com'è difficile essere popolari ed è ancora più difficile se non sei ricco né bello né simpatico. Ma ci sono dei modi per trasformare anche i più sfigati in re e regine della popolarità. Oh, che festa di compleanno deprimente! Ok, è ora di insegnare a quella tipa disperata una bella lezione! Bleh, ma che schifo! È perfetta! Tanti auguri! Ed ecco a te un bel dolcetto! Spero che ti piaccia, l'ho fatto apposta per te! Oh, ma sembra buonissimo! Lo assaggio subito! Cosa? Ma non è un dolce! È una spugna sporca! Quella spugna è come te, schifosa! Non ce la faccio più! Ehi, Olivia, puoi aiutarmi un attimo? No, sono impegnata! Ma Olivia, ho bisogno del tuo aiuto! Ti ho detto che ho da fare! Ma guarda, ho bisogno di aiuto per lui! Oh, ok, allora sì che ti aiuto! Vi segnerò tutto ciò che sai sui ragazzi! Innanzitutto, quando si flirta, si inizia con un bel occhiolino. E una volta ottenuta la sua attenzione, sorridi! Poi scuoti i capelli! E alla fine, morditi le labbra! Wow, ok, penso di aver capito! Oh, ok, sono così contenta che avrò un fidanzato! Ed è un nuovo giorno! Ok, eccolo lì! Adesso devo mettere tutto in pratica! Numero 1, l'occhiolino! Beh, ciao! Ok, basta occhiolino! Adesso cosa devo fare? Già, sorridere! Ecco qua! Guarda che hai... Ok, mi sta guardando! Terza mossa! I capelli! Credo che si faccia così! È tutto ok? Ma che strano! Solo io la sto vedendo! E ora la mossa finale! Mi morderò il labbro! Di sicuro sembro una stella di Hollywood con queste mosse! Wow! Ok, io devo andare in classe! Ma sta andando via! Non avrò mai un fidanzato! La mia vita fa schifo! Wow! Sì! Voglio essere sexy! Ma dai! Guarda che trasformazione! Wow! Ok, è ora di provare su di me! Devo prima togliermi gli occhiali! Questa palette dovrebbe andare bene! Ancora un po' di questo ombretto e il blush! Ah, non devo scordarmi il mascara! E ora le labbra! Ho bisogno di un colore audace! Il rosso dovrebbe attirare l'attenzione! Ok, finalmente sarò sexy! Che diavolo! È una bella camminata fino in classe! Oh! Ah? 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 Sembrano tutti sconvolti! Ciao a tutti! Io me ne vado! Bene, bene, la mia prossima vittima? Eccola, è arrivato il mio momento!
Ma che paura! Scappa! Ehi, ti andrebbe di uscire insieme? Nemmeno quel criminale vuole uscire con me. Che giornataccia! Ma la nonna renderà tutto più bello. Ah, come sta la mia adorata? Nonna, ma stai bene? Ma perché la mia dolce nipotina assomiglia a un pagliaccio? E questa mossa! E quest'altra! È già, esattamente! Ma che cosa sta facendo? Ehi, fermati e fatti più in là! Non va bene come lo stai facendo, a te serve un altro tipo di video! Ok, te la senti? Forza, toccami il dito! Wow! Ora ci siamo, molto meglio! Adesso siamo pronti per la giornata! Non vedo il telefono, mi servono gli occhiali! Oh, ma come sto bene! Grazie mille! Tranquilla, sono qui per questo! Accidenti, ma guarda! Sul serio, guarda questo TikTok! Oh, stanno guardando il mio video! E guarda quanti mi piace! Finalmente ho trovato qualcosa in cui sono brava! Sì, beh, in realtà sei proprio brava! Tutti si divertono in vacanza, tutti tranne me! E anche se fosse, nessuno se ne accorgerebbe! Ah! Ho rovesciato il caffè! Che vitaccia! Ora devo lavare il mio pigiama preferito! Dov'è il detersivo? Ehi, questa roba mi ha fatto venire un'idea! Ok, il video dell'ala di un aereo ce l'ho! Ora devo solo allineare il flacone e il telefono! Ha funzionato? Sì! È ora di fingermi in vacanza! E devo fare qualche scatto in spiaggia! Ah, fammi togliere gli occhiali! Scatto in spiaggia? Fatto! Vai con la montagna! Devo essere vestita adeguatamente! Questa maschera da sci è perfetta! È stata la migliore finta vacanza di sempre! Accidenti! Ha funzionato! Ci sono cascati! E guarda quanti nuovi follower e mi piace! Sono un genio! Avrei dovuto farlo secoli fa! Evviva! Sono la maga di internet! Quale maglietta scelgo? Oh mio Dio! Ma intendi vestirti così? No, non esiste! Ti serve aiuto! Questa cos'è? Via! E adesso... Sì, i capelli! E la faccia! Togliamo l'elastico! E via gli occhiali! Illuminante e fondotinta faranno miracoli! E anche la giusta tonalità di ombretto! Gli accessori sono un must! E ora l'abbigliamento! Vatti a cambiare! Ancora non ci siamo! Cambiati! Sì! Ora va molto meglio! Prima e dopo! Ma che differenza! E non ci ho... Volevo dire, abbiamo messo tanto? I capelli sono stati la parte più semplice, basta tenerli sciolti! Non ti ho mai vista così bella! Oh, la campanella, inizia la lezione! Ah, ma non vedo nulla senza occhiali! Wow, ehi, sono io, Joy, ma come sei bella! Posso avere il tuo numero? Oh, aspetta un attimo, mi serve una penna! Ce l'ho! Ok, eccoti il mio numero, come volevi! Ecco, l'ho scritto tutto, credo! Grazie, ci sentiamo dopo! Oh mio Dio, ma è successo davvero? Quello cos'è? Carta igienica attaccata alla scarpa! No, ma non è giusto! Ma capitano tutte a me! Ehi, ragazza!
Cos'è stato? Chi è che lascia certe cose in giro? Non capisco. Avresti dovuto vedere la tua faccia. Mi fa piacere che lo trovi divertente. Vabbè. Wow! Cado! Oh! Au! Che cos'è questo? Hello Kitty. Un regalo, eh? Credo di poterlo fare. Ehi, Wendy? Cosa? Questo è per te? Eh? Davvero? Questo? Miau! Eh? Wendy, sei tu? Ehi, mi piace! Ciao! Chiamami Hello Kitty. Fantastico, mi piace! Ehi, indovina un po'? Ho appena visto una cosa incredibile! Aspetta, rallenta, cos'è successo? Mi ha chiesto di uscire! Sì, fantastico! Ma aspetta un minuto, non ci vai vestita così, vero? Non esiste, ragazza! Ah, no? Oh! Ok, aspetta! Con questi sarai una bomba! Fidati! Forte, grazie! Quindi, in pratica è così che si risolve il problema? Non riesco a concentrarmi sulla matematica in questo momento. Oh, devo fare qualcosa. Ehi, hai una gomma? Cosa? Oh, aspetta. Che ne dici di questa? Oh, grazie. Beh, figurati. Molto meglio. Beh, non ne ho più bisogno, non se ne accorgerà nessuno. Ah, finalmente è finita, posso andarmene? Oh, forse no. Oh, questa roba è come la colla, davvero disgustoso. Jasmine, meglio andare. Ma io ti aspetterò per sempre, tesoro. Oh no, e adesso? Aiuto, emergenza gomma! Aspetta, calmati, ho un'idea. Tutto ciò che serve è un po' d'amore. Il simbolo dell'amore, per essere precisi. Ora tagliamo intorno alla gomma. Rimuoviamo e dipingiamo tutto intorno. Ovviamente poi anche il cuore. Ora li rimetto a posto ma in punti diversi. Basta usare delle spille da balia. Carinissimi! È come avere un paio di jeans nuovi di zecca. E nessuna traccia di gomma. Grazie! Nessun problema! Ci vediamo! Dai, sbrigati! È tutto mio qui, vedi? Aspetta! Guarda qui! Non è bellissimo? Vuoi fare un giro? Ecco, accomodati! Ti farò favolosa! Sei più autunno o inverno? Secondo me sei estate. Ancora un minuto. Ecco qui. Oh! Cosa mi hai fatto? Lo so, è fantastico. Questo? Scherzi, spero. Oh. Aspetta, davvero non ti piace? Ma mi sono impegnata così tanto. Deve sparire. Ah! Fiu! Ho un'idea. Wendy? Niente, sai, l'allergia. Stupido polline. Ma stai piangendo. Non volevo ferire i tuoi sentimenti. Aspetta, quello è un timbrino? Questo potrebbe risolvere tutto. Oh sì. Ehi, vuoi provare? Eh? Dove l'hai trovato? Che cos'è? Ok, guarda e impara. Pronta? Intanto lo premiamo su del trucco bianco. Poi scegliamo un punto del viso. Io ho scelto la palpebra, ma non ho ancora finito. Con un pennello fine riempio il tutto. Potete anche riimmergere il pennello. Quasi finito. Uso il rosso per il fiocco. Attenzione a rimanere nelle linee. E passiamo all'altro lato. Una volta terminato, utilizzo il nero per il contorno del fiocco.
Che occhi di gatto! Adesso sì che si ragiona. Facciamo una bella linea solida. Il tratto deve essere lento e fermo. Con il pennello faccio dei trattini sotto l'occhio, così. E ora? Continuando, un po' di luci. Ehi, perché no? Dico bene? Le pinzette ne facilitano l'applicazione. Quelli trasparenti possono andare sulla palpebra. Ok, l'ultimo. E adesso un po' di shimmer negli angoli interni. Non dimentichiamo la rima inferiore. Ecco, ci siamo! Wow, è una figata, vero? Molto meglio di prima, non credete? Vuoi provare? Wow, da qua, che figata, eh? Oh? Dammelo, lo voglio, prendi i miei soldi! Sembra che ora tu sia molto richiesta. Beh, io sono pronta. Andiamo! Già visto? Noioso? Oh, cos'è questo? Questo è essenziale per il trucco. In effetti, mi servirebbe. Ho anche un sacco di brufoli. Però sono a posto così. Oh, adoro questo canale. Cos'è stato? La festa è oggi? No! Signorina, torna qui. Questa fantastica scatola ti cambierà la vita. Ehi, da questa parte. Dici a me? Che c'è? Mi serve quella. Ma certo, ecco a te. Wow, ha funzionato. Sono eccitatissima. Wow, c'è tutto quello che mi serviva. Primo, metto la fascia. Com'è morbida. Oh, una maschera per il viso. Funzionerà? Fa un po' schifo. Ma devo farlo. Ecco qui. Non è male sulla pelle. Sembro Shrek. Gabi, sto uscendo. Ciao, papà. Ci vediamo. Che c'è? Credo che stanotte avrò gli incubi. Sta facendo il suo lavoro. Ora devo rimuoverla. La mia pelle si sente già meglio. Fantastico. E ora? Proviamo questo detergente. Non credo di aver mai usato tutti questi prodotti. Forse per questo la mia pelle non era sana. Verso un po' di detergente su questo disco di cotone e lo passo sul viso. Che profumo. Così rimuovo tutto lo sporco e idrato la pelle. Dopodiché metto una maschera idratante per il viso. Ehi cara, sono tornato. Non fa nulla. È solo la mia routine di bellezza. Non ho detto nulla. Ora provo il siero per il viso. Questo renderà la mia pelle ancora più brillante. Serve solo qualche goccia. Un po' da questa parte e sull'altro lato. Anche sulla fronte. Ora posso massaggiare il viso. Stavo pensando... che stai facendo adesso? Mi sento coccolata. Devo chiedertelo. A che serve tutta questa roba? Da un tocco di luminosità. Provalo, ne hai bisogno. Beh, è un po' scortese. Ma si vive una volta sola. No! Ecco qualcosa di divertente. Oh, niente male. Mi sento così bello. Oh, ehi, bella. Io sono un po' in imbarazzo, ma mi piace. E quindi Lily gli ha detto, Kevin, sei un pessimo ballerino. Chi è questo nerd? Oh, ciao ragazzi. Oddio. Ciao ragazzi. Che tipo questo qui? Ma perché ridete? Non è giusto. Ehi, nonna. Che c'è, caro? Ah, quanti brufoli. Scusa, mi hai solo spaventato. Alla mia età è sempre un problema. Ho un'idea. Questa patata risolverà tutti i tuoi problemi. Una patata. Sul serio? Primo, la tagliamo a metà. Ora la mettiamo sui tuoi brufoli. Con del nastro adesivo la teniamo in posizione. Ecco fatto, caro. Ora aspettiamo che faccia la magia. Dovrebbe bastare. Togliamola. Spero abbia funzionato. Beh, sono senza brufoli. Sei bellissimo. Wow, ma è fantastico! Grazie, nonna! Vai, mostra al mondo la tua bellezza! Ho finito i compiti. Ora mi preparo per andare a scuola. Devo fare lo zaino. Dovrebbe esserci tutto. Ora sotto con il trucco. Non dovrei metterci tanto. Inizio con un po' di fondotinta. E del fard. Un po' di rossetto. Passiamo alle sopracciglia.
Ma sono orrende! È come se ci fossero passate sopra due ruspe. Questo pennellino dovrebbe risolvere il problema. Vediamo di sistemarle. Almeno questo era il piano. Ah, non funziona. Magari questo? Non posso andare in giro così. No, neanche questo mi sta aiutando. Che fastidio. Ah, ecco cosa posso usare. Questo sistemerà tutto. Oh, sì, proprio quello che intendevo. Forse ho peggiorato le cose. Devo assolutamente lavarlo via. La la la. Va via. Non ho tempo per spiegarti. Ma che sopracciglia hai? Dammi quella saponetta. Sei proprio buffa. Ha ragione, sono un disastro. Sta venendo via. Queste comunque devo sistemarle. Magari posso far finta di star male. Oppure potrei usare la saponetta. Questa potrebbe salvarmi. Passo il pennellino sopra il sapone. Devo rivestirlo bene. Poi pettino le sopracciglia. Il sapone le leviga e le mantiene in posizione. È come un gel per le sopracciglia. Vorrei averci pensato prima. Le mie sopracciglia sono fantastiche. È tutto grazie a questa saponetta. Sono furioso. Oh, ciao caro. Grazie per il dolce messaggio. Mettilo via. Guarda le mie sopracciglia. Cosa c'è che non va? Lasciati sistemare i capelli. Scherzi? Guarda come sono messe, tutte spettinate. Beh, sei comunque bellissimo. Oh, ho trovato. Le sistemiamo con questa colla stick. Ma sei matta? Mamma sa quello che fa. Ok, ma fai in fretta. La passo velocemente sulle sopracciglia. Appiattisce tutti i peli in disordine e li tiene fermi. Un'operazione facile. Ecco fatto. Ora sei ancora più bello. Wow, sembra un modello. Attente ragazze. Grazie mamma. Quindi il messaggio? Ma certo che ti voglio bene mamma. Questo lo appendo sul frigo. Wow, guarda. Papà si sta rasando. Che bello. I vecchi baffoni sono più belli che mai. Wow, papà sei fortissimo. Certo che sì caro mio. Anche tu presto ti raserai. Dici? Wow, sarebbe bellissimo. Oh, sono troppo basso per lo specchio. Cavolo, che fastidio. Oh, ma certo. Potrei usare questo secchio come sgabello. Perfetto. Ehi, parlo con te. Che noia. Oh, questo sembra divertente. Ho visto papà usarlo diverse volte. Ne metto un po' in faccia. È divertente. Mi ricoprirò tutta la faccia. Così dovrebbe andare. Ora devo radermi. Oh, che bella sensazione. Mi servono solo dei baffi come papà. Sembro un adulto. Ora mi sciacquo per bene. Sentiamo se è liscia. Ouch, però brucia. Oh, ecco quello che mi serve. Fermerà il fastidio. Lo metto direttamente in faccia. Radersi non è complicato. Ah! Justin, tutto ok? Che è successo? Mi fa malissimo. Aspetta, che hai fatto? Stavi cercando di raderti? Questo è mio, non è per te. Avere i baffi è una grande responsabilità. Non sei ancora pronto per questo potere? Papà, credo tu abbia ragione. Non mi raserò mai più. Oh, è già mattina. Che dormita. Oggi sarà una giornata stupenda. Ho un appuntamento con Justin. Un brufolo? Oh mio Dio, è enorme! Deve sparire! Ah, che bella sensazione! Era bello carico! Non esiste brufolo che non possa spremere! Ma ce ne sono altri? Sul serio? Ma è un disastro! Sono bruttissima! Oh no, ma perché è successo? Ci sarà qualcosa che posso usare? Ah, il mio correttore! Devo sbrigarmi, non voglio fare tardi! Wow! Ouch, che male! Un momento, e questo? Queste gemme adesive sembrano interessanti! Ehi, ho un'idea! Trasformerò i miei brufoli in qualcosa di trendy! Ma sì, facciamo una prova! Al lavoro! Attacco queste gemme sopra i brufoli! Li copro completamente! Uso colori diversi! Di sicuro sbrilluccicherò! I brufoli non sono mai stati così belli! Mi sento così stilosa! Pronta per l'appuntamento?
Wow, Gabi, sei bellissima. Adoro il tuo nuovo look. Oh, come sei dolce. Andiamo. Wow, non riesco a smettere di leggere. Chissà cosa accade dopo. Buoni questi marshmallow. Vediamo che altro ho. Quanta scelta. Oh, cioccolato. Questo mi farà felice. Tanti dolciumi e un buon libro. Che c'è di meglio nella vita? Niente, credo. Justin, ti ho preso delle camicie, ma guarda quante schifezze e guarda la tua faccia. Che pensavi di fare? Mi pare ovvio. Sei praticamente ricoperto di cioccolato. Tieni quel dito lontano da me. Che schifo, posso farlo da solo. Sono un adulto. Forse dovresti mangiare come un adulto. Comunque è sparito tutto. Fa vedere i denti. Che strana richiesta. Ma ok, ecco. Oh cielo, sono disgustosi. Devi proprio pulirli. Ma mamma. Forza. E va bene. Non dimenticare questo. Non è giusto. Non mi importa. Sto sprecando la mia pausa. Così va già meglio. Posso andare ora? Tu non ti muovi. Devi spazzolarli. Con due spazzolini? Voglio vederli scintillare. Che umiliazione. Sorridi. Ta-da! Posso andare ora? No, non ancora. Servono più spazzolini. Sta diventando ridicolo. Forza, caro, usali tutti. Non riesco neanche a tenerli in bocca. Speriamo abbia funzionato. Fa che sia così, non ne posso più. Adesso va bene. E io posso tornare al mio libro. Un bel aspetto ci fa sempre sentire bene. A volte però serve una piccola spinta per apparire al meglio. Ecco perché abbiamo raccolto questi fantastici consigli che vi faranno sentire bene dentro e fuori. E qual è il tuo consiglio di bellezza preferito? Diccelo e iscriviti al canale.